Guys, per il video di oggi ho pensato di filmare per voi i lip swatches dei nuovi rossetti di Rimmel. Questi qui sono i nuovi rossetti di Rimmel nella collezione Stay Satin. Sono dei rossetti liquidi con un finish satinato e sono stata così fortunata da riceverli direttamente da Rimmel, per cui ho pensato non c'è nessun punto nel ricevere questi bellissimi rossetti se poi non posso aiutare voi a decidere se vale la pena di acquistarli e quale colorazione acquistare. Io ho qui 6 colorazioni e ovviamente per ogni rossetto vi dirò qual è il numero, come si chiama, eccetera eccetera. Spero tantissimo che questo video vi piaccia, se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Come vi dicevo, questa collezione si chiama Stay Satin, per cui significa che la formula ovviamente non è opaca e non è neanche lucida, è una via di mezzo, è un effetto satinato appunto. Questi rossetti vengono venduti su Amazon al prezzo di 9,90 euro, ma non so a quale prezzo vengano venduti in negozio. So che sono presenti forse da Lillabois, credo anche da Acqua e Sapone, ma non ne sono al 100% sicura. Sicuramente potete trovare dei prezzi più bassi, mi sembra però di aver visto da Lillabois che erano in vendita a 12,50 euro o 12,90 euro e invece su Amazon sono a 9,90 euro. Per quanto riguarda la durata, essendo satinati non durano tutto il giorno, dovete andare a ripassarli, durano però qualche ora perché sono più matte che satinati, nel senso che quando sono asciutti sentite che sono ben attaccati alle labbra, non sembra che vadano da nessuna parte. Io personalmente non ho avuto problemi tipo di trovarli sbavati dopo qualche ora, anzi su di me durano abbastanza. L'unica cosa è che per avere l'effetto bello pieno dovete ovviamente andare a riapplicarli durante la giornata. Non è un rossetto matte che resta su tutto il giorno senza spostarsi di una virgola, è comunque satinato, quindi tenetelo presente. Ho cercato di sfogliare le labbra il più possibile, ma le mie labbra tendono a seccarsi immediatamente e ora lavoro a un acceso riscaldamento e fuori fa freddo, quindi in 3 secondi le mie labbra diventano il deserto del Sahara, per cui perdonatemi, ho cercato di fare nel modo migliore possibile. E inizio con la colorazione 130 Yuppie. E questo qui è il numero 130 Yuppie, è un bellissimo rosa corallo, come potete vedere è molto semplice da stendere e questo qui è l'effetto finale. Ora vado ad applicare la colorazione 210 It Girl. Questo qui invece è un nude sui toni del Pesca, come potete vedere anche questo è molto pigmentato e si stende molto facilmente, non dà nessun tipo di problema. E questo qui è il colore completamente asciutto. Il prossimo colore è il numero 400 e si chiama Obsession, ed è un fucsia molto intenso, veramente bellissimo. E questo qui è il numero 400 indossato. Questo è il classico colore che io chiamo alla Barbie, perché è quel rosa, quel fucsia bello intenso, che in realtà è un bellissimo colore ma che non uso mai e che sugli altri mi piace tantissimo, ma per qualche strana ragione io non lo so, non lo uso mai per nessuna occasione, anche se ai tempi ero ossessionata da questo colore. Comunque, come potete vedere, è proprio un bel fucsia acceso, bello intenso, perfetto per magari una serata in discoteca con le amiche, insomma per non passare inosservate. E devo dire che si asciugano veramente molto in fretta, dopo pochi secondi sono già a posto, pronti per uscire di casa, quindi questo secondo me è un bel pro. Ci tengo a specificare che questo video non è in alcun modo sponsorizzato da Rimmel, non l'ho detto nella intro, ma non è in alcun modo sponsorizzato, altrimenti ve l'avrei detto subito se è arrivata tipo ah, Rimmel vuole collaborare con me in un video, no. Quindi sono stati già gentilissimi a inviarmi i prodotti, non erano neanche obbligati a inviarmi i prodotti, quindi sono contenta così, spero che questo video sia utile per voi. Questo qui è il numero 500 e si chiama Radical, è un bellissimo rosso intenso. E questo qui è il numero 500 Radical indossato e sarò onesta con voi, questo è l'unico che sono dovuta andare a correggere con il correttore perché le mie mani stanno tremando in un modo incredibile. Ho bevuto troppo caffè stamattina e ho la tremarella, quindi scusatemi tantissimo, ho sbavato un po' ovunque, ma posso assicurare che non è per niente colpa dell'applicatore, ve lo direi se fosse colpa dell'applicatore, ma il problema è che la mia mano ha iniziato a tremare proprio mentre ero in questa zona qui nel labbro superiore e quindi la cosa è andata un po' oltre. Comunque, questo qui è il colore indossato, come potete vedere è un rosso bellissimo, leggermente aranciato, super intenso. Anche questo colore non lo indosso mai per qualche strana ragione, ma mi piace tantissimo come mi sta e vi dico la verità, appena ho ricevuto questo pacchetto sono andata subito a provare tutti i nude
Mi chiedo per quale motivo non ho usato questo colore ogni giorno da quando l'ho ricevuto, perché è assolutamente stupendo e bellissimo. È molto raro, secondo me, trovare un rosso che sia veramente rosso, soprattutto con un finish satinato, perché tendono tantissimo al fucsia ed è una cosa che non sopporto. Se il packaging dice che è rosso, io voglio un bel rosso intenso, esattamente come questo qui. E tante volte invece mi capita di trovarmi con le labbra fucsia e cancellare tutto e buttare via il rossetto. Comunque, questo qui appunto è il colore 500 Radical. Il prossimo colore è il numero 720 e si chiama Shoulder Pads ed è in assoluto il mio preferito di tutta la collezione, ma era abbastanza ovvio. E questo qui è un nude rosato veramente bellissimo. Questo qui è il colore appena applicato, se mi conoscete un po' sapete che questo è il mio colore. Io sono una fanatica dei nude rosati. E questo è la vita, secondo me. Tra tutti è chiaramente quello che ho usato più volte. L'ultimo colore è il numero 800 e si chiama Rad. E questo qui è Rad appena applicato e tra tutti questo è il colore più particolare perché non è un rosso, non è un fucsia, non è un rosa, non è un viola. È molto difficile da spiegare, non so come si veda dalla fotocamera, comunque è molto particolare come colore, ecco. Anche questo qui è molto bello, ma personalmente è quello che mi piace un po' di meno della collezione. E questi qui erano tutti i lip swatches. Spero tantissimo, come vi dicevo, che questo video vi sia stato utile, che vi abbia aiutato a prendere una decisione se vale la pena di acquistarli oppure no. Personalmente a me questa formula piace tantissimo perché non secca le labbra, hanno una durata abbastanza lunga, ma non esageratamente lunga quando non sai più neanche se stai indossando qualcosa oppure no. E l'unico difetto che hanno appunto è che vanno riapplicati ogni tanto, ma sono molto semplici da stendere. Uniformi, i colori sono bellissimi. Niente, queste sono le mie opinioni personali. Il prezzo, come vi dicevo, è di 10 euro in su. Personalmente non so se avrei comprato tutte le colorazioni, come vi dicevo, ce ne sono alcune che mi piacciono di più e altre che mi piacciono di meno. Comunque, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. E come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!